Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact oggi perché dobbiamo un attimo parlare e discutere insieme del nuovo personaggio in arrivo all'interno del gioco, ovvero Ganyu. Ganyu, personaggio che, come dire, ha creato un pochettino la curiosità, sia mia ma anche di altri fondamentalmente giocatori, dato il fatto che abbiamo tra le mani l'ennesimo personaggio con l'arco di tipo Crio. Questa volta non abbiamo un curatore, non abbiamo colei che in realtà dovrebbe in un qualche modo caratterizzare questo ruolo, ma abbiamo per l'appunto un attaccante o comunque un supporto tra le mani. Vedendo un attimino quelle che sono le skill, probabilmente il mio avviso, il mio radar da giocatore mi suggerisce appunto la sua incredibile utilità come supporto anziché come DPS, ma ci sono diverse cose che in realtà, notando dalla scheda che vedremo oggi insieme per quanto riguarda il personaggio, devo ammettere mi hanno piacevolmente colpito e piacevolmente sorpreso. Cominciamo partendo dal fatto che comunque lei sarà un 5 stelle. Come potete vedere, abbiamo appunto già il suo artwork ufficiale presentato all'interno del sito, quindi all'interno del sito di Genshin Impact ufficiale, con ovviamente anche i riferimenti della sua voice actor, in questo caso voice actress, che le darà appunto voce all'interno del gioco, e abbiamo delle caratteristiche evidenziate. Dove abbiamo la possibilità di leggere che Ganyu può usare il suo attacco speciale caricato a livello 2 per quanto riguarda i colpi, diciamo per quanto riguarda i colpi caricati con l'arco, e la sua Elemental Burst effettua danni AOE a tutti quanti i nemici. Possiede un arco, quindi la sua arma principale sarà l'arco, e la Vision, ovviamente il suo elemento è il Crio, che sono ovviamente cose importanti. Per quanto riguarda ovviamente la storia e tutto il resto, non credo di dovermi soffermare più di tanto, proprio perché il nostro obiettivo è quello di andare a vedere effettivamente il suo kit. Il suo kit che si presenta appunto con l'attacco normale, quindi il talento che viene presentato tramite l'attacco normale, Liutian Archery. Abbiamo un attacco normale che performa addirittura 6 consecutive shots with a bow, quindi classico attacco consecutivo con l'arco, così come tutti ovviamente i personaggi con l'arco, mentre invece la sua peculiarità sta nell'attacco caricato, nel charged attack. Abbiamo di fronte il primo personaggio che ha la possibilità di cambiare il suo attacco in base al livello di charged attack presente, diciamo, presente sull'arma. Infatti abbiamo il primo livello che garantisce un Icy Arrow, quindi una freccia ghiacciata, che fa danno crio, quindi un po' come tutti quanti i personaggi che abbiamo con l'arco, dove tenendolo caricato possiamo infliggere l'elemento affine come danno. Mentre invece la cosa che bisogna sottolineare di Ganyu è il fatto che avere un attacco caricato di livello 2 permette di scoccare una Frost Flake Arrow, che ci consente addirittura di infliggere danno crio AOE. Quindi quando colpiamo il nostro target, come potete vedere dalla GIF che vedete praticamente su schermo, nel momento in cui noi colpiamo il nostro avversario, creeremo una sorta di onda d'urto o comunque creeremo una sorta di esplosione appunto della freccia che ci consentirà appunto di effettuare danno AOE di tipo sempre ovviamente ghiaccio. Quindi buone le combinazioni che già si possono iniziare a creare o comunque interessanti i fattori comunque di poter colpire più personaggi o comunque più avversari nello stesso momento. Devo ammettere, ripeto, che il moveset mi sembrava più scarso prima di poterlo analizzare così un po' più nel dettaglio, mentre invece devo dire che effettivamente parlando ha un moveset abbastanza carino, ma che ovviamente a me personalmente non fa impazzire. Andiamo avanti con il secondo talento, ovvero il Trial of the Killin,
dove abbiamo praticamente un Ice Lotus che viene lasciato praticamente alle spalle di Ganyu, che praticamente schiva l'attacco indietreggiando, quindi fa una sorta, come potete vedere, di scatto all'indietro per evitare gli attacchi, e lascia questo Lotus praticamente al centro della sua schivata, che come l'attacco elementale di Mona praticamente andrà ad attirare i nemici su di esso. La cosa buona, tra l'altro, ovviamente, è che questo Lotus farà praticamente dei danni Geo AOE. Come potete vedere, esplode dopo un po' di tempo ed effettua comunque una grossa quantità di danno Crio, quindi danno gelo. La cosa interessante è che la durata, o comunque la resistenza agli attacchi di questo Lotus, scala sugli HP di Ganyu. Quindi più HP possediamo con Ganyu e più questo Lotus avrà la possibilità di restare in campo, ma soprattutto di resistere agli attacchi nemici. Quindi ci consente comunque di poterci curare, ci consente di poter scappare ovviamente da una situazione un po' particolare, permettendo ai nemici di potersi concentrare su questo Lotus ed evitare appunto di fare una brutta fine. Una volta che poi questo Lotus viene distrutto, effettua una grossa quantità di danno Geo AOE, di danno Crio AOE. Quindi interessante, ripeto, sempre dal punto di vista forse un po' più da supporto che da DPS vero e proprio, anche se poi la sua burst, la sua finishing burst è veramente interessante. C'è da dire che comunque questa elemental skill è proprio, a mio avviso, un elemental skill proprio da supporto, cioè dove lei entra in campo, effettua la sua skill, ti permette in un qualche modo di salvarti da una brutta situazione e poi successivamente si ricomincia a giocare e ad attaccare come ovviamente facciamo solitamente. Per quanto riguarda invece la sua finishing burst, abbiamo Celestial Shower, dove praticamente creiamo una sorta di sfera atmosferica, come potete vedere sopra praticamente la testa di Ganyu, che successivamente evoca, o comunque permette di poter colpire i nostri avversari sul terreno, tramite degli spuntoni ghiacciati che vengono chiamati Sacred Crio. La sfera che noi evochiamo viene chiamata Sacred Crio Pearl, e poi successivamente questa Sacred Crio Pearl continuerà a far piovere fondamentalmente sull'area che giustamente circoscrive degli spuntoni di ghiaccio che effettueranno continuamente danno AOE di tipo gelo. Quindi carina la cosa, bisognerà vedere se effettivamente, vedete, questi spuntoni che cadono in maniera randomica all'interno dell'area che andiamo a coprire con questa perla che andiamo a lanciare in aria, perché effettivamente diciamo questi spuntoni che cadono in maniera randomica potrebbero essere un bonus, così come potrebbero essere un malus, perché se non riusciamo a colpire magari prontamente il nostro avversario, potrebbe comunque svanire la possibilità comunque di una strategia d'attacco, anche se, come potete vedere, praticamente il primo colpo che viene inflitto è praticamente quasi mirato, sembra essere quasi mirato ai nostri avversari, il che già sarebbe tutto un altro discorso. Devo ammettere che come personaggio me lo ricordavo peggiore, quando lo avevamo visto comunque nel trailer di rilascio della versione 1.2, dove era stato presentato Albedo, dove era stato presentato anche l'evento che abbiamo appena concluso del Chalk Dragon, era stata presentata anche Ganyu con un piccolo trailer introduttivo e poi ovviamente con il rifacimento del suo debutto all'interno del gioco praticamente alla fine del mese o comunque metà del mese, così come stiamo inoltrarci in questo momento. Il suo moveset in generale, ripeto, mi sa molto più da supporto che da DPS, ma se questo gioco ci ha insegnato qualcosa è che qui non abbiamo schemi e non abbiamo dei ruoli ben precisi, quindi avere la capacità di poter adattare un personaggio al ruolo che gli si vuole dare è anche un'abilità, una bravura del giocatore in questo caso.
Sicuramente bisognerà sfruttare armi che avranno la possibilità di sfruttare gli attacchi caricati, quindi un Rust assolutamente non sarà probabile una scelta adeguata per la nostra Ganyu, ma tutti gli archi che comunque permetteranno gli attacchi caricati potenziati o in generale skill elementali e fondamentalmente poi anche in build anche la burst. Sicuramente le daranno una grandissima mano. Ricordiamoci che adesso ci sono anche i nuovi artefatti per quanto riguarda i personaggi Hydro e i personaggi Crio, grazie appunto al nuovo dungeon sbloccato all'interno di Frostpine, che ci permette di ottenere comunque delle buone combinazioni di artefatti. Infatti, ne parlerò comunque anche nel video di rilascio di Chongyun, quando faremo il tu come lo giochi nei panni di Chongyun, quindi non vedo l'ora appunto anche di farvi un piccolo discorsetto per quanto riguarda questi artefatti. Detto questo, io potrei anche chiudere la mia visione, così un po' generalizzata, per quella che è Ganyu. Fatemi sapere se a voi magari vi ispira il personaggio, se c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente di questo personaggio, proprio per avere comunque un quadro migliore, per avere un'idea migliore anche della possibilità, di poter magari, chissà, pullare, questo personaggio. Per quanto riguarda il banner, ovviamente è già uscito, quindi ve lo dico un attimo a voce, poi magari ve lo metterò in copertina o comunque da qualche parte all'interno del video. Avremo Xingqiu, Xianling e Noel all'interno del banner insieme a Ganyu. Quindi un banner che per me è completamente inutile, infatti per me è uno skip su piena scala. Di questo personaggio continuerò ad accumulare sul banner permanente e magari, chissà, avrò la possibilità di trovare la mia Cici del cuore. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che questo video vi sia stato utile, sia stato interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo personaggio e fatemi sapere anche se pullerete oppure farete come me e andrete avanti. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta e noi ci becchiamo come sempre alla prossima.